Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco a un operaio della classe più disagiata perché ha una disabilità. Il bacino Salerno 2 ha deciso che lui è inidoneo e per cui invece di trovargli una giusta collocazione per questo periodo di idoneità, di non idoneità, gli ha proposto un'aspettativa senza stipendio. Non si può mettere una persona inabile al lavoro per un periodo in una situazione di rimanere senza stipendio perché non possono ricollocarlo, ha detto il presidente Corona. E nel dire questo ha messo alla porta i sindacalisti che erano andati a trattare per questo operaio, denunciandoli come fossero dei delinquenti, quando poi la delinquenza non sta dalla parte del sindacato che difende i lavoratori, ma semmai dalla parte di quei sindacati che si accordano a spese dei lavoratori. Perché con tanti posti che ci sono al consorzio non penso che non ci sia anche un posto per questo operaio che in questo momento è inidoneo al lavoro di raccolta. Penso che sia altamente ingiusto, questo pure per un problema sociale, in questa grave crisi lavorativa che c'è. Crisi economica enorme che stiamo vivendo, di mettere un lavoratore solo perché non ha avuto un handicap, di rimanerlo a casa senza stipendio. Noi come USB, come Unione Sindacale di base, riteniamo che questa sia una cosa semplicemente indegna e che anzi sia il Presidente Corona che deve chiedere scusa al lavoratore per come si è comportato e non denunciare i sindacalisti che sono andati a difenderlo.